Hola fiorellini, benvenuti o bentornati sul mio bellissimo canale e benvenuti in un altro video spesa Eurospin, 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 che ci regala tante gioie e tante soddisfazioni. Sembra tipo non tornerò mai, non tornerò mai. E niente, oggi sto provando il nuovo treppiedi, cavalletto, mini cavalletto preso da Primark. E inoltre sto girando un videovlog. Adesso sto così spensierata, canterina, perché quello che dovevo dirvi di un po' più serio, un po' più triste, ve l'ho detto in un altro video che non so se è già uscito, ma credo di no, uscirà dopo questo video spesa. La settimana dopo uscirà il videovlog dove vi racconterò che cosa è successo a Polly, che cosa sta succedendo a Polly in questo momento. Eccetera, eccetera. Però non mi dilungo oltre, vi do il via con la sigla e ci rivediamo qui. Bene, direi di iniziare subito perché è l'una e 10, tra poco da quella porta entrerà Emiliano Ferrero che sarà affamato e io non ho preparato nulla. Mangerà gelati oggi. Oh, pensavo sta mica sempre sul pezzo. Partirei dallo scontrino, ho speso 113,09 euro, mi fa male la sciatica, ragazzi. In tutti i video dico che mi fa male la sciatica, però non mi vado a far vedere a cura, niente, vabbè. E ho fatto un bel po' di spesa, ho comprato all'incirca 4 bustone, lo sappiamo ormai i prezzi si sono alzati, però per me Eurospin continua ad essere una garanzia sotto tanti punti di vista. Io inizierei da questa busta perché vedo che qui ho messo tutte le cose surgelate barra ora scongelate. Allora, prodotti surgelelli, abbiamo i biscotti della Dolciando. Questi sono 8 biscotti, erano in offerta, c'erano un sacco di offerte sui gelati. Poi ho preso, Madonna, questo è proprio andato, i filetti, questi gratinati che per me sono una salvezza quando ho bisogno di fare qualcosa di smart e non troppo grasso. Poi in offerta c'era invece il sugo allo scoglio dell'Atena, eccoli qui, e magari per una linguina allo scoglio, perché no, è una cifra che non mangio gli spaghetti allo scoglio. Ho preso qualche novità e quindi ve la voglio far vedere. Una delle prime novità sono questi infusi, vedete? Si chiamano Green Garden e questo qui è un infuso al melograno e mandarino e va bene sia fatto freddo che fatto caldo. Si chiama, c'è la marca Green Garden e erano appunto esposti lì da Eurospin e li ho presi. Altra novità per me almeno sono le mezzelune fresche sfoglia con spinaci, ricetta vegetariana. Vedete? Questi mi incuriosivano parecchio perché teoricamente non hanno, vediamo un po', non dovrebbero esserci uova. Allora, semola di grano duro, spinaci, acqua, semilavorato di broccoli, olive, granuli di patate, olio di semi di girasole, cipolla, sale addensanti. Aglio, estratto di lievito e basta. Quindi ci piace questa cosa. Poi uno stracchino light perché scade il 5 di luglio, quindi ne ho preso uno solo. In offerta poi c'era lo speck stagionato, ne ho presa una sola confezione perché ho ancora due scatole di affettato. E anche questo delle fresche fette, il prosciutto cotto era in offerta. Idem per il salame ungherese perché è un po' di giorni che ho una voglia matta di farmi il panino, il pancarré, insomma, pan bauletto, come lo volete chiamare, con la maionese e il salame. Ce l'ho qua, qua. Poi provola dolce a fette e
i nodini di mozzarella. Ho preso una sola confezione perché li ho già provati parecchie volte, sono molto buoni e li ho presi. Dell'Amo Essere senza lattosio, due yogurt greco bianco al 2% di grassi. Poi ho preso 4 di Protein Plus alla vaniglia, che sono i miei preferiti. A Emiliano piace più quello al cioccolato, ma non c'era. E poi questi sono veramente buoni, i fiocchi di latte proteici, sono eccezionali, ve li garantisco. Passiamo alla ciccia. Alla ciccia ciccia di ciccia abbiamo, aspettate, si è incollato, due sovraccosce di pollo disossate e spellate fatte tipo a bistecchina, adoro, una pagata 3,12 € per quasi 500 grammi e l'altra idem 3,31 €. Poi in offerta c'era carne irlandese, fettina reale di fracosta, frettina reale barra fracosta, pardon, 3,91 € 412 grammi, molto bella. In offerta c'erano le sottilissime di bovino adulto, 200 grammi all'incirca 3 € e 400 grammi di fettina alla pizzaiola sui 4,50 €. Poi ho preso due finissime di petto di pollo. Uno ho pagato 3,17 € e io adoro le finissime, le preferisco, e uno 3,13 € di carne. Ah, l'ultima cosa di carne, il macinato di tacchino. Vedete tutta questa carne, ma in realtà erano quasi 2 settimane che non compravo carne, quindi io ogni tanto faccio un rifocillamento generale. Poi cotto a dadini per le insalate di riso e da Necessa Nartro, se c'avevo voglia di faccio la carbonara, lo so si fa con il guanciale, però non c'avevo voglia di comprare il guanciale. La pancetta dolce, sempre a cubetti. Passiamo alla frutta. In offerta c'erano queste bellissime ciliegie, si chiama Duroni varietà ferrovia o ferrovia, non saprei. Comunque sembrano delle amarene, talmente sono grosse. Veniva 2 € e qualcosa, quindi c'è, cioè, fantastico, mezzo chilo di ciliegie, sono stupende. Queste me le mangio subito tutte a pranzo. Poi, sempre in offerta, c'era questo bel secchiellino di mirtilli, che questi yogurt e mirtilli, oppure latte freddo e mirtilli, buonissimo. Cipolle bianche. Ho provato a piantare le cipolle in orto, ma non sono venute, e adesso è troppo tardi, non è più un momento, insomma, di piantare le cipolle, quindi ho lasciato stare. Poi pachino, che i miei stanno nascendo, sono verdini, sono piccolini. Cetrioli, perché non li ho piantati, ma l'anno prossimo li pianterò sicuramente. 3 cetrioli. Melanzane, solo 2, perché le mie stanno fiorendo, quindi manca ancora un po' prima che la melanzana arrivi. Mele, ne ho prese solo 3 perché ho un albero di prugne giganti, uno di figo, uno di pere. Quindi non sto abusando a comprare frutta. Poi ho preso 4 pesche di numero. Vabbè, le ciliegie e i mirtilli perché ci faccio colazione di quelle smart e poi perché mi piacciono troppo. Una confezione di carote e un melone che adesso vi faccio vedere. Eccolo qui, questo qui è un melone francesino. E posso garantirvi, dopo aver sperimentato questa tecnica, che il miglior metodo per selezionare un melone maturo è quello che mi ha insegnato mia mamma, ovvero quello di guardare alla fine del picciolo. Vedete? Se no, non mi mette a fuoco il picciolo. Mettimi a fuoco, mi sposto. Ok, credo che adesso lo metta a fuoco, non lo so. Comunque, vedete che c'è questo giro marcato intorno alla fine del picciolo, questa coroncina qui. Quando è bella marcata, vuol dire che il melone è maturo. Quindi non affidatevi più al profumo del culetto del melone, ma al
alla forma del suo picciuolo. Anche perché questo non profumava niente, quindi... Banane, queste non so se ve le ho fatte vedere, ma adesso, quando arriva l'estate, io praticamente la sera non ceno praticamente più. Tendo a non avere voglia proprio di mangiare e quindi vado di frullati con le banane, oppure lo faccio col gelato, insomma faccio sempre un po' di porcate varie e la banana d'estate mi salva. Sono pugliesi queste qua, oh, pugliesi, vengono dalla Puglia. Proseguiamo con le cose dolcine e abbiamo i due pacchi di succhi di mirtillo della Puerto Sol, che questi Emiliano li beve ogni mattina perché lui ha problemi con le vene alle gambe, ha fatto una cura insomma presso una clinica e quindi gli hanno consigliato di bere il succo di mirtillo ovviamente insieme alla cura, non solo con quello. Poi succo di ananas 100%. Poi ho preso due gallette con il cioccolato fondente. E siccome ieri ad esempio ho avuto ospiti, è venuta mia mamma, mia nonna, mio papà, non avevo nulla da offrire. Io adesso ci riprovo a comprare dei pasticcini, dei dolcetti da offrire agli ospiti. Ma io tutte le volte che li compro gli dico a Emiliano: per favore non te li mangiare, perché se viene qualcuno e tu te li mangi io non c'ho niente da offrire. Adesso ci riproviamo. Quindi ho preso cantucci, questi qui sono molto buoni, e le sfogliatelle, come le vogliamo chiamare queste qua, le sfogliatine, le sfogliatelle queste. Mentre per la colazione o per quando lui ha voglia, i frullini, questi ripieni di cioccolato, diciamo. E la colazione del mio bambino. Oh, che carino. Un patatino lui. Una confezione di pan bauletto integrale. Snack salati, abbiamo le formagelle formaggiose, queste qua, i conetti, buoni. Le tipo Fonsis, croccantini al formaggio, e poi ho voluto prendere questi crostini pomodoro e basilico, perché queste cosette così sfiziosette mi aggarbano e quindi le ho prese. È tornato poi da Eurospin il formato da litro della Coca-Cola Zero, della Cola Zero. Quindi ne ho prese tre confezioni perché io lo trovo molto più comoda rispetto a quella da litro e mezzo. Noi non ne facciamo abuso di questa, quindi quando prendi quella da litro e mezzo e non la finisci entro un tot, poi si sgasa, si spuzza, e quindi questa da litro finisce prima e automaticamente mantiene di più la frizzantezza. Io direi che a livello di cibi, bevande eccetera è finito, sono rimaste le cosine per la cura della persona in generale, ovvero abbiamo l'acqua ossigenata, disinfettante insomma batterico, questo qui che non avevo, le striscette depilatorie per il viso, per i miei baffetti delicati. Poi ho preso un olio alle mandorle, non so se è sì, 100% di origine naturale, perché quando io mi faccio appunto la cerua, poi uso questo olio, perché già ce l'avevo, già l'avevo comprato ma mi stava terminando, per togliere i residui, anche per evitare i rossori. Questo è più buono però di profumo. E poi l'alcol, perché avevo terminato anche l'alcol. Nulla fiorellini e fiorelline del mio corazon, questa è stata la mia spesa, vi ho fatto vedere anche alcune novità. Fatemi sapere giù nei commenti se già avevate visto queste cose, se per voi non era una novità ma solo per me, perché io vivo in un altro mondo, una dimensione parallela. Vi aspetto anche insomma su Instagram, venitemi a seguire, vi lascio il mio nome qui, pollicino in su, iscrivetevi al canale. Mega bacio e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!